ci sono stati diversi controlli, per fortuna ci sono stati pochi soccorsi, questo dimostra che i nostri diportisti hanno affrontato l'estate con molta serietà, però la Capitaneria e la Guardia Costiera si è mossa moltissimo per i controlli ambientali quest'anno, infatti abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati, specialmente per chi getta inconsciamente o impropriamente, adesso non lo sappiamo, rifiuti di vario tipo sia sul demanio sia anche nel territorio del nostro bel comune. Attenzione perché la Guardia Costiera si sta muovendo anche con telecamere e quant'altro per contrastare queste azioni assolutamente incivili. Ma noi tendiamo sempre a migliorarci, a migliorare i controlli, a migliorare anche la qualità dei nostri servizi. Già stiamo studiando una nuova ordinanza per il prossimo anno, lavoriamo anche per certi aspetti in simbiosi con il Comune. C'è stato questo primo esperimento per la Bow Beach che è stata realizzata per i nostri amici a quattro zampe, per migliorare i servizi sulle spiagge, per cercare anche di migliorare finalmente il nostro servizio che abbiamo all'interno del porto rifugio, che finalmente si è aperto anche se in ritardo il canale, e per l'anno prossimo speriamo di avere l'intero porto scavato a 4,50 m, se tutto va come deve andare, per poter avere un servizio migliore per i diportisti e per i pescatori. Le segnalazioni più importanti che sono arrivate, sia per quanto riguarda determinati comportamenti illeciti in mare, sia, è molto importante, per getto di rifiuti o particolari situazioni che hanno avuto a che fare con l'ambiente molto negative, sono arrivati da privati cittadini, da cittadini che hanno segnalato alla Guardia Costiera che c'erano questi illeciti. Noi siamo intervenuti e effettivamente abbiamo potuto constatare e lavorare su queste segnalazioni.